E allora rieccoci in studio, lo dicevamo nella parte finale della prima puntata, che in questa seconda parte ci saremmo occupati degli sviluppi possibili e immaginabili e forse anche auspicabili per l'isola di Dino. Abbiamo anche annunciato che ci sarebbero stati con noi due ospiti, vado subito a presentarveli, a cominciare dal presidente del Parco Marino Riviera dei Cedri, Ciro Astorino. Buonasera, presidente. Buonasera. E poi è tornato in studio perché già è stato presente in alcune delle puntate di questa nostra trasmissione l'amministratore delegato di Isola di Dino Club SRL, Matteo Cassiano. Buonasera. Buonasera. Cominciamo però proprio con il presidente Astorino. Diciamo in maniera secca e coincisa, la notizia è l'Isola di Dino torna ai cittadini di Praia a Mare. L'Isola di Dino, che lo sappiamo, fa parte del Parco Marino Riviera dei Cedri, forse nella parte più importante. Come avete accolto questa notizia? Beh, diciamo, l'accoglimento è sempre positivo perché un ente pubblico si riappropria di un pezzo, l'abbiamo visto, un lembo di terreno, di terra baciata da Dio, come si suol dire. Non proprio per questo motivo è stato indicato dalla comunità economica, come zona SIC, sito di interesse comunitario. Infatti l'isola di Dino è un SIC e come tale è entrata a far parte del parco marino, per cui non possiamo che essere contenti noi. Però a parte questa premessa, noi come parco marino non siamo lì a gestire e quello che può essere l'aspetto burocratico del problema. La zona, come abbiamo detto, fa parte del Parco Marino, per cui noi le nostre finalità sono ben altre, sono quelle della tutela del territorio, sono quelle di verificare la possibile fruizione dell'isola stessa. Quindi noi abbiamo delle finalità che possono essere diverse rispetto a quelle della collettività. Non intralciamo alcun lavoro di nessun tipo, né di quello che può essere quello dell'ente comunale, né di quelle che possono essere i privati. Ovviamente ci sono delle restrizioni in merito perché è un'area protetta e per tale c'è una normativa per le aree protette. Ecco, uno dei soggetti privati che da qualche anno opera sull'isola, opera per la promozione dell'isola, per il suo sviluppo, l'Isola di Dino Club SRL, invece come ha accolto questa notizia? La cosa più semplice da pensare forse è una sentenza riappropriandosi i cittadini di Praia a Mare dell'isola che forse scontenta i privati, è così o no? Il discorso è questo: noi abbiamo accolto con gioia questa sentenza per un motivo, perché atteso che l'iniziativa privata e qualsiasi iniziativa anche legata alla valorizzazione e riqualificazione ambientale dell'isola di Dino stessa non è stata consentita, una sentenza del genere che può dare una prospettiva a quello che è un bene strategico non solo per Praia Mare ma per l'Alto Tirreno Cosentino e che dà una prospettiva di sviluppo per l'isola, per il bene dell'isola non si può che non accogliere con gioia. Dal 2010 io sono presente per quanto riguarda le iniziative legate all'isola di Dino e dal primo momento ho manifestato, ho capito sostanzialmente che l'iniziativa privata sull'isola di Dino era un'operazione complessa, molto complessa, quasi impossibile, perché nel corso dei decenni, ovviamente l'iter burocratico da seguire è sempre più tortuoso, i vincoli giustamente ci sono e devono essere rispettati e sono innumerevoli i pareri da ottenere anche per fare una riqualificazione di natura ambientale, quindi persino per bonificare o fare un piano di caratterizzazione c'è un iter tortuoso e complesso. Quindi dal primo momento, se non mi sbaglio, proprio in occasione di un servizio fatto nel 2010 sull'isola di Dino, avevo capito, intuito che necessariamente, cioè la soluzione, eventualmente una prospettiva di sviluppo dell'isola di Dino, può essere la proprietà
di un ente e di conseguenza valutare quello che può essere un rapporto pubblico-privato. Io la mia funzione è stata quella dal 2010, l'aspetto di investimento, quindi l'aspetto puramente imprenditoriale, cioè riqualificare un bene che per troppo tempo, tanti anni, è stato lasciato solo a se stesso, era quello di studiare tutte le potenzialità per sfruttare, tra virgolette sfruttare, che è un termine che non mi piace da legare all'isola, ma per valorizzare quella che è l'isola di Dino. Fino al 2010 l'immagine dell'isola di Dino, c'era quasi una assuefazione dell'immagine, nel senso che nessuno ne parlava, era questo scoglio, considerato poco più di uno scoglio, dove anche le vicende giudiziarie andavano a rilento, nel senso che c'era proprio una situazione stagnante di quella che potevano essere le vicende dell'isola di Dino. E la mia gioia è al doppio, perché dal 2010, con un programma che ho intitolato un po' per gioco, un po' perché era il vero senso dell'iniziativa imprenditoriale, Paradiso da scoprire, ho voluto in tutti i modi possibili cercare di far scoprire l'isola di Dino, scoprirla nel bene e nel male, quindi nel far vedere ovviamente quanto di bello e quanto di unico caratterizza l'isola di Dino, e inevitabilmente anche ad affrontare quelle che sono delle problematiche che devono essere prima o poi affrontate. Quindi un altro aspetto, io all'inizio non ero pienamente a conoscenza di quelle che erano le vicende che interessavano l'isola. L'isola, al di fuori di questa sentenza, al di là di questa sentenza, sia pur di primo grado, salvo ulteriori iter giudiziari, è interessata da decine e decine di procedimenti giudiziari. Nell'ambito di una sentenza non c'è chi vince e chi perde, secondo me. In questo momento, per quanto riguarda l'isola di Dino, chi sta perdendo è il territorio, perché non può un giorno in più stare ancora abbandonata a se stessa. In 52 anni cosa poteva rappresentare l'isola di Dino per l'economia non di un paese, di un intero comprensorio, punto di domanda? Ed infatti abbiamo posto proprio sin dall'inizio, nella prima parte con il collega Ciano, la questione non come una questione strettamente paese, ma appunto come una questione di comprensorio per il ruolo che potrebbe avere l'isola di Dino. Addentrandoci un po' di più nello specifico di quello che è lo scopo di questa seconda parte, capire dunque quali sono gli sviluppi, io mi sento di dire una cosa, probabilmente è giusto prenderla come un'opinione personale: a mio avviso, con i tempi che corrono, un'amministrazione comunale non può avere la potenza economica per intervenire sull'isola di Dino. C'è un discorso da fare probabilmente per quanto riguarda le prospettive di sviluppo, di pianificazione, di programmazione, con il rispetto dei vincoli, mi rivolgo in particolare al presidente del Parco Marino, ma c'è probabilmente da affidare di nuovo questo bene a un ente privato per creare realmente qualcosa sopra l'isola. È un'opinione e quindi può essere giusta, può essere sbagliata. Che cosa ne pensa Matteo Cassiano? Così entriamo nel vivo e capiamo quali possono essere. Beh, se una sentenza del genere, posto che la definizione sia in tempi rapidi, perché la mia paura qual è? La paura, penso la paura di tutti quanti, che questa sia l'ennesima vicenda giudiziaria che ha impiegato diversi anni, più di 10 anni, per arrivare ad una sentenza di primo grado, e non vorrei che tra sospensive, appelli, ricorsi vari si perdono altri anni. L'isola di Dino e il territorio non si possono permettere di perdere ulteriore tempo. Ogni anno che l'isola di Dino rimane nelle condizioni in cui versa è un'economia che non viene sviluppata a beneficio di tutta la collettività. È inevitabile che è vero, un'amministrazione pubblica
un programma di valorizzazione che in questo caso secondo me prevede al primo punto o prevederà, mi auguro, un piano prima di tutto di caratterizzazione e di riqualificazione ambientale del bene, ovviamente per come versano gli enti in generale sotto l'aspetto economico è un'impresa ardua, quindi inevitabilmente secondo me poi ovviamente è una scelta che qualora la sentenza trascorsi i termini e non ci siano ipoteticamente degli appelli o delle opposizioni o delle sospensive diventerà esecutiva, ovviamente l'amministrazione comunale ritengo che debba esserci il binomio pubblico-privato per poter seguire quello che è un programma. Relativamente al parco marino, il fatto che di legare il parco marino a dei vincoli, il parco marino io non lo vedo un vincolo, come non vedo un vincolo la classificazione dell'isola di Dino come area SIC. Se noi andiamo a leggere i regolamenti che prevedono insomma quello che è la classificazione dell'area come tale, quindi con lo specifico codice, si prevede lo sviluppo di quest'area proprio in virtù delle caratteristiche, è ovvio. Uno sviluppo secondo quello che è il rispetto della natura. E di questi erano, ecco, i vincoli che indicavamo. Perché spesso e volentieri si identifica il parco marino o l'area SIC come un qualcosa di supervincolato. No, è solamente la presa di coscienza che su quel bene, in quell'area, in quel punto c'è un qualcosa di unico, di raro e che deve essere tutelato ma valorizzato. Vedevo il presidente Astorino annuire con le parole, queste ultime parole di Matteo Cassiano, dunque lo ribadiamo, la presenza del parco marino non è un vincolo a tutto tondo, ma no, non può essere assolutamente un vincolo del genere, anzi io dico di più, innanzitutto bisogna andare a vedere cosa è successo negli anni passati, negli anni 60, la forte speculazione edilizia ha creato quel disastro che noi abbiamo visto nelle immagini, per cui c'è la necessità in questo momento di andare a bonificare l'area dell'isola di Dino. Quindi Questo, Presidente, se lei mi permette, quando si parla poi di bonifica, soprattutto di questi tempi e soprattutto nel nostro territorio, si pensa sempre a chissà che cosa, l'isola va ripulita ma non ci sono sostanze pericolose, non ci sono scorie. Non volevo alludere, premesso che sono soltanto dei reflui della speculazione edilizia, per cui parliamo di quelle cose che cemento e roba varia, cioè, non è che stiamo parlando di sostanze pericolose o altre, stiamo parlando di bonificare un'area che ha delle caratteristiche peculiari importantissime, per cui è necessario come primo step per andare a parlare di uno sviluppo dell'isola è quello di andare a fare una bonifica dell'isola stessa. Poi giustamente, come diceva anche Matteo, il parco non si pone come vincolo, assolutamente non è questo l'aspetto del parco. È ovvio che tutte le cose che ci sono da fare sono da fare nel rispetto di quello che è il codice dell'ambiente, nel rispetto di quella che è la vocazione ambientale della zona. Per cui noi ci poniamo in una situazione di controllo di quello che può succedere domani, di quelle che possono essere i programmi futuri delle potenzialità che l'isola può dare, e quindi noi dobbiamo andare a verificare quelli che sono i programmi nel rispetto anche del piano dell'ex piano regolatore, quindi di un PRG. Ovviamente noi dobbiamo tenere conto anche di quello che è il piano comunale, cosa ha previsto per l'isola e se ciò che ha previsto per l'isola rientra nei canoni appunto di una difesa del territorio e dell'ambiente che c'è. Io penso che fino adesso abbiamo messo due punti certi, dicevamo una gestione pubblico-privata
e questo è un primo punto al quale cercare di approdare per lo sviluppo dell'isola, che si occupi poi della pulizia, diciamola così, della bonifica, della caratterizzazione dell'isola come secondo punto fermo. È necessario a chiunque la faccia dei due. Ma quello è necessario indipendentemente da tutto, indipendentemente dalle sentenze e indipendentemente dalla... Non c'è tempo, nel senso che l'isola di Dino, ripeto, ad oggi vedere tanti diportisti, tanti turisti che arrivano nel nostro territorio anche solo con il pedalò, con un'imbarcazione, e trovare una situazione del genere è un danno, è un danno d'immagine anche per noi praiesi. Allora l'isola di Dino, indipendentemente dalla contesa, ripeto, indipendentemente, certo, perché ripeto, io sono una di quelle persone che dal 2010 ho sempre detto l'isola di Dino, da quando ci sono io ho sempre detto l'isola di Dino è tornata a Praia, nel senso che comunque sia una figura di Praia. Per quanto mi riguarda, mi sono sempre messo a completa disposizione nei confronti di tutti, non solo nei confronti dei praiesi, ma di tutto il comprensorio. Quindi una doppia gioia, perché io sono nato qui, cresciuto qui, opero anche qui, e quindi non può che esserci gioia. Ma indipendentemente dalla contesa o dagli iter giudiziari, bisogna intervenire. Bisogna intervenire. Io al di là, e di questo sono certo che l'amministrazione comunale credo che stia già lavorando in tal senso, e già da un po' di tempo, perché l'iter burocratico non c'è solo da parte del privato. Spesso e volentieri ci sono degli iter da seguire, delle procedure da seguire anche dall'ente comunale. Quindi io sono certo che loro siano al lavoro per cercare di trovare una soluzione a questa problematica, che è urgente. Come sono certo che la gestione e controllo, e quelle che possono essere, qualora la sentenza passerà, diventerà esecutiva, e quindi ci sarà l'immissione in possesso a quel punto del bene al comune di Praia a Mare, sono certo che ci sarà una gestione e controllo e delle idee che possono... Ecco, io qui volevo arrivare con quello della bonifica dell'isola di Dino, che deve essere per tutti quanti un punto fermo. Messi questi punti fermi, dicevamo, c'è da fare delle azioni di sviluppo per l'isola. Presidente, voi, secondo il vostro punto di vista, la dico in maniera spicciola, cosa si deve e cosa si potrà fare sull'isola? Quale deve essere la strada da seguire? Ma guardi, per quanto riguarda il parco marino, ovviamente la cosa essenziale è ripulire l'isola, questa è la cosa essenziale, e poi il recupero di tutte le abitazioni che sono lì. Questo poi non sta a me, ci sarà un ulteriore... No, poniamolo anche a livello di proposte, cioè se vogliamo, non sappiamo ancora cosa succederà dopo, per capire appunto quali possono essere le attività che si potranno svolgere sull'isola, piuttosto che altre, insomma, in questo senso. Certo, di attività ce ne possono essere diverse, sicuramente. Potremmo anche costituire un centro di ricerca, perché me l'hanno proposto anche dall'università, un centro di ricerca su quelle che sono le nostre la flora e la fauna che abbiamo sia sull'isola sia nei fondali. Quindi poteva essere questo. Poi noi abbiamo iniziato con un discorso tempo fa su quello che poteva essere il recupero delle torri sull'isola. C'è anche una torre da recuperare. Questo è un progetto che abbiamo presentato all'assessorato al turismo provinciale, all'assessorato provinciale, assieme anche all'amico nonché mio direttore Piero Di Giuseppe, che è sempre vicino a queste situazioni. Quindi ci potrebbe essere anche questa possibilità di accedere a qualche finanziamento per il recupero di quella che è la torre che si sta sgretolando lì, e quindi
anche questo potrebbe essere un progetto di recupero dell'esistente. Dal punto di vista del privato, invece, che cosa si potrà fare sull'isola? Per indipendentemente esempio? Dal fatto che questo è un pensiero che, indipendentemente, ripeto, dalla vicenda giudiziaria, quindi o essa sia pubblica o essa sia privata, sull'isola di Dino non si può fare. Si deve fare tutto purché al rispetto e nel rispetto della natura. L'isola di Dino ha una vocazione naturale, che è quella turistica. Nel rispetto delle peculiarità ambientali che caratterizzano l'isola di Dino, non si può, si deve far tutto. L'isola di Dino deve davvero diventare un centro di attrattiva internazionale. Turisti sull'isola di Dino devono venire da tutto il mondo e l'isola di Dino ha le caratteristiche per fare ciò e si deve fare tutto ciò che comporta un'economia diretta e indiretta. Quindi l'isola di, basta pensare che sull'isola di Dino possiamo fare qualsiasi tipo di turismo, turismo religioso, qualsiasi tipo di attività, qualsiasi tipo di iniziativa. L'isola di Dino ha i requisiti per farlo, ma soprattutto ha i requisiti, le potenzialità, è una potenza per quanto riguarda lo sviluppo economico non solo dell'isola stesso e delle attività che ci saranno, che saranno ipoteticamente realizzate pubblico, private o nelle varie forme che possono essere studiate, ma porterà, come porta tuttora, ma in misura dell'1%, un'economia indiretta. Noi basta pensare che noi dal 2010, ovviamente, non potendo più seguire la linea degli investimenti per una valorizzazione, perché era impossibile, non veniva consentito di poter valorizzare l'isola di Dino per una serie di problematiche, abbiamo fatto sì che l'isola viene utilizzata come leva strategica di marketing. Qualsiasi iniziativa e qualsiasi piano che abbiamo legato all'isola di Dino a beneficio del territorio e del comprensorio ha portato inevitabilmente molti turisti, quindi molte più presenze. Quindi, e questo è solamente l'1%. Pensare che l'isola, e soprattutto è anche un altro aspetto, per come sono le caratteristiche dell'isola di Dino, non pensare mai che sia un territorio, non bisogna mai pensare che diventa un territorio che si utilizza i 4 mesi estivi. No, l'isola di Dino ha anche le caratteristiche, le potenzialità per essere viva e attiva tutti i giorni dell'anno, dando un'economia diretta soprattutto ai praiesi. E a maggior ragione con un bene come l'isola che diventa pubblico, a maggior ragione. C'è un altro aspetto che vorrei chiarire con Matteo Cassiano, che da quando, lo ricordava pure lui, era il 2010, ha iniziato questa avventura che riguarda l'isola di Dino e poi è diventato anche un giocoforza, un conoscitore delle tante vicende che hanno interessato l'isola, della sua storia. C'era un concetto che mi gira in testa da quando abbiamo ricominciato a occuparcene. Ci sono stati almeno 10, 20 anni, forse di più, in cui l'isola è stata tutto questo, almeno anche solo in parte, era una forza attrattiva, era frequentata, c'erano turisti anche di un certo livello. Poi tutto questo è finito. Se c'è da imparare dagli errori del passato, bisogna conoscerli per poi evitarli. Che cosa è successo? Forse è bene ribadirlo e ricordarlo. Che cosa è successo per far sparire tutto quel turismo e per lasciare quasi deserta l'isola per decenni? Prima faccio una doverosa premessa, ma per conoscenza, perché io ho raccolto... è successo che all'inizio, ovviamente, io opero nel campo imprenditoriale e quindi la mia prospettiva era finalizzata ad un aspetto amatoriale e imprenditoriale. Poi, con il passare dei mesi e degli anni, io mi sono innamorato follemente dell'isola di Dino, proprio a livello personale. Lo ero già innamorato in quanto praiese, vivendola mi sono innamorato follemente di questa isola. E quindi la mia curiosità mi ha portato ad andare a curiosare in persone, a raccogliere testimonianze di quello che era l'isola. L'isola ospitava 600 turisti
tutte le settimane, settimanalmente, e da aprile a ottobre dava un'economia diretta e indiretta a quello che era il comprensorio di Praia a Mare, quindi tutta l'area che caratterizza, tutte le aree che si affacciano sull'isola di Dino, ed era soprattutto un turismo di elite, quindi un turismo selezionato, era attiva di giorno e di notte. Cioè, quindi ci sono delle testimonianze che vi raccontavano della discoteca proprio sul molo, cioè quello che oggi rappresenta un elemento devastante, quella banchina di attracco con quei rifiuti depositati, un tempo era meta di serate mondane, quindi meta di iniziative legate a chi voleva vivere l'isola anche di notte. E nel merito alla domanda, per rispondere, perché poi tutto questo a un certo punto si è fermato? Si è fermato perché l'isola, prima di tutto, una delle motivazioni è stata la polverizzazione, una scelta secondo me amministrativa e imprenditoriale di diversi anni fa, che è quello di polverizzare un po' la proprietà dell'isola. E questa è qui proprio la mia funzione imprenditoriale. Io, quando sono entrato nel 2010, il mio obiettivo, avevo identificato che nessuno delle varie società o i vari privati che detenevano unità immobiliari sull'isola o aree sull'isola, non si poteva andare avanti, non si poteva pensare ad un progetto se non c'era l'unione. Quindi la mia funzione è stata quella di unire tutto e in prospettiva ovviamente di acquistare il 100% delle varie situazioni e delle varie figure giuridiche che c'erano presenti sull'isola. Quindi la polverizzazione, secondo me, delle varie unità immobiliari nel tempo è stato uno degli elementi, come anche una maldestra, in alcuni casi una maldestra condotta imprenditoriale. È ovvio che oggi non è pensabile fare operare nel turismo o operare in un'area vincolata come l'isola di Dino non rispettando le regole. Le regole ci sono per essere rispettate e secondo me questo principio non è stato seguito da parte di imprenditori che hanno in qualche modo, insomma, non rispettato appieno questa regola fondamentale. Dall'altra parte c'è stata un'amministrazione comunale attenta alla gestione e al controllo di quello che, indipendentemente se è privato o non privato, è stata attenta al fatto che appartiene al territorio di Praia a Mare. Quindi è stata attenta nel rispetto delle regole ed è stata attenta e pronta ad intervenire a difesa della propria isola. Presidente, il Parco Marino ovviamente continuerà a seguire questa vicenda dell'isola di Dino, però facciamo anche il punto sulla vita di questo ente. L'ultima volta che ne abbiamo parlato, proprio da queste poltroncine, se non vado errato, eravamo in una fase in cui si era un po' nella terra di mezzo, ovvero il Parco Marino in realtà esisteva, però la Regione Calabria ancora non aveva, mi corregga se sbaglio, non aveva ancora trasferito, diciamo, tutti i poteri all'ente parco per operare a pieno regime. È ancora così? Qualcosa è cambiato nei mesi? Allora, la situazione dell'ente Parco Marino Riviera dei Cedri, dobbiamo andare indietro di un anno, più di un anno, a maggio dello scorso anno, quando è stata fatta questa riforma degli enti, non solo del Parco Marino, ma di tutti gli enti subregionali della Regione Calabria. A quel punto è stata proposta una riforma dove veniva costituito un Parco Marino regionale unitario, detto anche dei due mari, che doveva assolvere le funzioni di gestione di tutti e cinque i parchi marini. Quindi non un accorpamento, non assolutamente né una fusione dei parchi, ma doveva nascere questo ente sovraparco, chiamiamolo così, sì, che doveva doveva funzionare come ente gestore dei vari parchi marini, conservando ovviamente ognuno
dei parchi marini, conservando la propria identità territoriale, la propria organizzazione territoriale. Dallo scorso anno, in effetti, doveva nascere, doveva essere nominato il cosiddetto commissario che doveva apportare, doveva traghettare, sì, diciamo, la gestione a questo ente. Fatto sta che la Regione Calabria ad oggi non ha fatto alcuna nomina, per cui il parco marino è esistente, esiste perché la legge del 2008, dell'aprile del 2008, non è stata assolutamente abrogata. I 5 parchi marini che sono stati istituiti esistono, sono esistenti. Esiste in questo momento l'organizzazione di gestione ante riforma, perché fino a quando non viene nominato l'eventuale commissario resta l'ente di gestione precedente, per cui il parco marino allo stato è esistente e siamo in attesa di futuri sviluppi, non sappiamo come andrà a finire, però voglio sottolineare che il parco marino è esistente, anche perché dovrebbe essere abrogata una legge regionale, cosa che non è stata abrogata, la legge regionale istitutiva dell'ente parco marino, per cui il parco marino è esistente. Speriamo allora di poter dare nei prossimi mesi qualche notizia in più ai nostri telespettatori sulla vita di questo ente, che opinione personale anche questa ritengo sia importante e fondamentale anche per i discorsi che abbiamo fatto questa sera. Siamo quasi in chiusura. Matteo Cassiano, invece, per quanto riguarda l'attività di Isola di Dino Club SRL da qui al futuro, anche alla luce dei nuovi risvolti, su che cosa si concentrerà, che cosa bolle in pentola? Proprio oggi abbiamo varato quello che è un progetto intrigante. E ovviamente noi continuiamo con una politica strategica legata al marketing territoriale di alta qualità e alla conoscenza del territorio, perché spesso e volentieri mi trovo di fronte a persone che non conoscono di ciò che noi parliamo, da cosa è caratterizzato nel nostro territorio, quali sono le risorse, ma soprattutto sottovalutano quelle che sono le potenzialità. E questa è un'idea intrigante nata proprio in riva al mare, il giorno della sentenza di primo grado della vicenda Isola di Dino, di notte all'ombra dell'isola, e sostanzialmente consentirà a 20 persone di vivere l'isola di Dino per 10 giorni, un'esperienza di sopravvivenza. Si chiama, e l'abbiamo denominata, Isola di Dino Survivor, è una sottospecie di un reality show, ma non è un reality show. Queste 20 persone vivranno l'isola per 10 giorni e queste 20 persone verranno selezionate sulla base di una loro personalità, di una loro attitudine, di una loro vocazione, racconteranno il perché vogliono fare questa esperienza. Niente cibo, niente acqua, niente sistema, alcun tipo di strumento tecnologico. In diretta streaming, quindi con i nuovi canali che ci consentono di poter comunicare anche nei social network, queste persone vivranno l'isola a pieno, ogni giorno faranno una scoperta. Saranno consegnati loro 20 macchinette fotografiche, quindi una per ognuno, e potranno portare con sé un bagaglio che non sia superiore al 10% del loro peso corporeo, e sostanzialmente ognuno di loro ogni giorno elaborerà quella che è un'idea di sviluppo dell'isola di Dino, e a fine di questo percorso, mediante una conferenza stampa, racconteranno questa esperienza che sarà indimenticabile sotto tutti i punti di vista, perché l'isola di Dino ha un fascino, ha un mistero, e soprattutto è un'iniziativa unica in Italia, quindi 20 persone avranno la possibilità di andare su un'isola deserta e repertoriare tutto ciò che scoprono. Prendere appunti, fotografare ed elaborare delle proprie idee. Quindi porte aperte a ricercatori, economisti, porte aperte a musicisti, artisti, porte aperte a tutti. Giornalisti? Anche giornalisti. L'iniziativa è in programma dal 15 di settembre al 25, quindi 10 giorni saranno dal 15 al 25 di settembre,
E assolutamente, perché no? Porte aperte ai giornalisti e soprattutto a tutti, tutti, veramente tutti. E c'è molto entusiasmo da parte, non solo da parte mia, ma da parte di tutto lo staff dell'Isola di Dino Club. Allora seguiremo anche quest'altra iniziativa. Siamo in chiusura non solo della puntata ma dell'intera stagione. Ringrazio i nostri due ultimi ospiti, Matteo Cassiano dell'Isola di Dino, l'Isola di Dino Club SRL. Grazie per essere stato con noi. Grazie a voi. Ringrazio il presidente del Parco Marino Riviera dei Cedri, Ciro Astorino. Grazie, grazie a voi. E non mi resta allora che salutare i telespettatori con quest'ultima puntata. La finestra sul territorio va in pausa per il periodo estivo. Torniamo in autunno. Buon proseguimento di serata.